Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marina, per chi non mi conoscesse, e oggi sono qui per registrare un video che mi avete richiesto in tantissimi. È la prima volta che mi vedete con l'Invisalign, o non mi vedete perché in realtà non si vede nulla. Si vede veramente pochissimo, infatti per fare una copertina in cui si vedesse mi sono dovuta super avvicinare. Però lo avete notato ovviamente su Instagram, in cui le storie sono ovviamente vicinissime alla faccia e quindi si vede. Sì, ho messo l'apparecchio, se così si può dire, ve lo faccio vedere subito. Se mettesse a poco, non so se si vede, perché qua, anche sotto, e si vede veramente pochissimo. Detto ciò, sono qui per spiegarvi come ho deciso di mettere l'apparecchio, eccetera eccetera. Allora, intanto io fin da quando ho compiuto, diciamo, 10 anni, questo dente, quindi il più storto, diciamo, che ho adesso, è iniziato a venire fuori. Questo perché in generale ho dei bei dentoni, che per il mio viso che è piccolino, comunque sono belli, belli grandi, insomma, ecco, belli ingombranti. In generale ho una bocca abbastanza grande, io non ho, che non è che ho una bocca piccolina, però i miei denti sono comunque molto grandi. E quindi, avendo poco spazio, questo dente, uno degli incisivi, è venuto fuori. Però era sempre solo uno ad essere fuori, quindi non sentivo la necessità di mettere un apparecchio. Inoltre, che cosa è successo? Io non ho mai avuto problemi di carie, mai, di denti storti, niente. Ovviamente roba grave, e quindi non sono mai andata dal dentista per un problema appunto grave. Sono andata per una pulizia dei denti e per un controllo, insomma, così in generale. E quando sono andata, che avevo già questo dente storto, tipo alle medie, mi dissero che si sarebbe aggiustato da solo nel momento in cui mi sarebbe cresciuta la faccia, tra virgolette. La mia faccia non è cresciuta, e quindi così è successo che il mio dente è rimasto storto fino al quinto superiore, momento in cui hanno iniziato a uscirmi i denti del giudizio. Questi denti del giudizio hanno fatto un casino, perché sono stata fortunata nel momento in cui hanno iniziato, diciamo, a venire fuori, perché stanno venendo fuori dritti. Solitamente la gente ha un sacco di problemi col dente del giudizio, perché alcune, mia cugina addirittura si è dovuta operare, le dava tantissimi problemi, motivo per il quale, insomma, ha dovuto rimuoverlo. Dunque, io ho sempre avuto questa paura di dover rimuovere il dente del giudizio, ma fortunatamente non ho mai avuto appunto problemi. Però cos'è successo? Che già la mia dentatura era bella prorompente e comunque abbastanza ingombrante per la mia bocca. Mettici pure 4 denti in più belli grandi, cioè i molari dietro del giudizio, e quindi ovviamente hanno iniziato a spostarsi tutti i denti, principalmente questi davanti, che sono appunto belli grandi, quindi non è che non si vedono quando sorrido e quando parlo. Si sono stortigliati del tutto, intendi 4 incisivi, quello che già era fuori è andato più fuori, quello dentro è ritornato più dentro, quindi tutti i movimenti si sono accentuati, tanto che comunque ci sono stati 3-4 mesi proprio in quest'anno, tra il 2019 e il 2020, in cui mi facevano veramente tanto male la mattina, perché si spostavano tantissimo. In più, quelli di sotto non mi hanno mai fatto veramente male, e ce li ho sempre avuti drittissimi, proprio dritti dritti dritti, mentre nell'ultimo periodo ho notato che mi sanguinava un po' un molare, no, un premolare. Me lo sono guardata allo specchio e ho notato che si era tantissimo inclinato verso l'interno, quindi praticamente i denti del giudizio avevano spostato così tanto la mia dentatura che questo molare se n'era andato verso l'interno. Ora, sono tutte cose molto molto leggere, però se si possono correggere e avere una dentatura molto molto bella, anzi perfetta, perché poi il risultato finale sarà una dentatura perfetta, perché no? Ora, io mi sono sempre fatta i complessi sui denti fin da bambina, non sorridevo mai così nelle foto, non trovate foto in cui sorrido così, se non super lontane, oppure sorrido così, perché è l'unico profilo in cui mi si vedono i denti dritti. Se sorrido così mi viene tutto storto, e quindi avevo sempre problemi con le foto, e quando ero in compagnia ridevo un po', cioè nel senso ridevo, ma magari mi nascondevo i denti così. Nell'ultimo periodo mi ero piaciuta molto di più, perché avevo imparato, diciamo, a vedere i miei denti come una cosa, cioè, particolare, che appartenesse solo a me e che non fosse per forza un difetto, ma semplicemente una caratteristica mia, no? Cioè, non è che siamo tutti uguali. Qual è stato il problema? Il problema si è posto nel momento in cui sentivo dolore. Sentivo dolore al molare, sentivo dolore qua davanti, mi si stavano indebolendo un po'. Non è che mi si stavano indebolendo i denti, però ovviamente spostandosi e sfregando fra di loro, insomma, li sentivo infatti un po' più sensibili ai cibi tanto freddi e ai cibi tanto caldi. E in generale questo dente, questo qui principalmente, mi stava venendo troppo fuori, veramente troppo fuori. E niente, succede che praticamente il marito di mia cugina è dentista,
mamma era andata da lui così per roba sua e lui gli ha detto: guarda, comunque viene un tecnico per l'Invisalign, che è una mascherina insomma trasparente, così e così, porta Marina che magari si fa una prova, gli facciamo vedere come sarebbe il prima e il dopo. Sono andata dal dentista a Catanzaro, vi lascio nel link comunque il nome del dentista dal quale sono andata, perché non tutti applicano, hanno questo metodo dell'Invisalign, e sostanzialmente mi ha fatto capire cosa fosse, ora ve lo spiego, e mi ha fatto vedere il prima e il dopo, perché solo con la prima visita si può vedere anche il risultato finale all'80%. Questo perché? Perché poi ovviamente ci sono tanti parametri da tenere in considerazione e il risultato solitamente è ancora meglio. Fatto sta che io ero estasiata da questo risultato che mi aveva fatto vedere lui e anche i miei genitori. Non solo questo, in più mi hanno detto che il mio morso non è perfetto e diverrà perfetto, quindi mi migliorerà la pronuncia, mi migliorerà la masticazione e mi si raddrizzerà un po' tutto, perché è leggermente storto a causa appunto dei denti, perché ripeto non è un fatto solo di denti storti, ma di denti storti molto grandi che quindi, cioè, se chiudi male, chiudi veramente male, perché sono belli grandi. Dunque, cos'è l'Invisalign? È un metodo innovativo per raddrizzare i denti. Ovviamente non tutti possono usarlo, nel senso che la maggior parte possono usare questo tipo di metodo per raddrizzare i denti, però ci sono casi in cui non si può, perché comunque sono delle mascherine trasparenti. Vi lascio qui, diciamo, il video in cui me le metto. Vanno tenute 22 ore al giorno, in sostanza solo per mangiare vanno tolte, perché non ci si può masticare nemmeno una chewing gum, ma si può bere tutto. Io ci bevo pure i frappè, mi si sporcano un po' di cioccolato, ma basta che poi bevo un po' d'acqua e faccio così e si puliscono totalmente. Praticamente le mascherine che lavoro fanno? Sostanzialmente la prima mascherina è molto simile alla vostra dentatura, poco migliorata, e poi il risultato finale, quindi l'ultima mascherina, è con una dentatura perfetta, ok? Vengono create in mezzo a queste due mascherine, quella più storta e quella perfetta, tante mascherine che vanno da, facciamo che la dentatura storta è A e la dentatura perfetta è Z, ok? All'interno di questa A e questa Z ovviamente ci sono B, C, D, E, F, G, ok? Tante mascherine. Più il vostro problema è grave, più ci sono mascherine, più il trattamento dura a lungo. Nel mio caso avrò 13 mascherine, quindi vado a cambiare una mascherina a settimana, quindi ogni 7 giorni io cambio una mascherina, quindi vado dalla A, passo alla B che è un po' più dritta, passo alla C poi che è ancora un po' più dritta, passo alla D che è ancora un po' più dritta, fino ad arrivare alla Z. No, nel mio caso non è la Z, ma nel mio caso è tipo, non so qual è la 13ª lettera dell'alfabeto adesso, perché comunque il mio problema non è grave, però i miei dentini sono un po' sortini e quindi li vado a raddrizzare con 13 mascherine, quindi 13 settimane. La cosa incredibile di questo trattamento è che dura solo pochi mesi, cioè al massimo può durarvi 6 mesi, proprio se avete una situazione grave un po' di più, ma è una cosa assurda, perché io so di miei amici che hanno portato l'apparecchio fisso anche per 4-5 anni. Ma ripeto, i denti di sotto a me non me ne fregava niente, cioè non mi importa nulla, anche perché non si vedono, mentre quelli di sopra sì. E avevo questo complesso fin da bambina, appunto, che nelle foto, anche nelle storie di Instagram, dovevo sempre prendermi dal giusto profilo, non me ne fregava di nulla. In qualsiasi posto io metto il telefono, il mio naso viene bene, le mie guance vengono bene, la mia bocca viene bene, i miei occhi vengono bene, ma i denti, raga, sono sempre stato un mio complesso enorme, e quindi non potevo fare le storie dal basso, dal lato, per i denti. E quindi sono molto felice di avere una dentatura molto bella, se non perfetta, tra qualche mese, anzi tra 3 mesi. Ho messo l'Invisalign, sono alla prima mascherina, e l'ho messa 2 giorni fa. Non si sente alcun dolore, vi fanno una specie di, come si chiama? Non è un'ecografia assolutamente, però per farvi capire mettono una spazzolina in bocca, tipo spazzolina, ovviamente non è una spazzolina, non è che ha le setole, però per farvi capire fanno un po' di giri nella vostra bocca per avere una panoramica perfetta dei vostri denti, dopodiché creano le mascherine, vi chiamano, a quel punto sul dente va bello pulito, quindi con una specie di soluzione acida va pulito il dente, poi va messo su alcuni denti un puntino di un materiale che si indurisce, che farà trazione sulla mascherina. Non so se nel video che vi ho lasciato si vedono questi puntini, io ho un puntino sul canino, un altro su questo incisivo, sui due davanti no. Poi ce l'ho qui sull'altro incisivo, sul canino ne ho 2 e sul premolare sopra, ma sono proprio un puntino, tipo un sassolino piccolo che
impercettibile, ai quali appunto si ancora la mascherina e fa trazione. Io non sento assolutamente dolore ai denti con la mascherina, quando la tolgo un po' sì, ma sono appunto i primi 2 giorni, quindi ci sta, i miei denti non sono abituati ad una trazione tale, anche perché appunto vengono modificati in maniera super veloce, cioè considerate che io fra 4 giorni devo mettere già l'altra mascherina, quindi vuol dire che i miei denti si sono modificati a tal punto da poter passare ad una mascherina con una dentatura appunto più dritta. Ovviamente le mascherine vengono fatte ad hoc per voi, infatti una volta che la togliete la potete già buttare, perché comunque non vi servirà più, insomma, a meno che vabbè non vi serva per il controllo, per vedere se c'era qualcosa che non andava, insomma così. Ma le mascherine vengono fatte ad hoc per voi, infatti devono arrivare, ci mettono tipo una settimanina ad arrivare. Una volta che imparate a toglierle, a metterle, è una passeggiata. Io addirittura sono andata a prendere un gelato fuori, non era previsto. Ho staccato così, da che ero al bar, con l'amichino ovviamente, e tutto quanto. Me lo sono staccato, l'ho messo nella borsetta, ho mangiato, poi mi sono sciacquata la bocca e l'ho rimesso. Però poi ho capito che il gelato lo posso comunque mangiare anche senza toglierla. Mi si sporcano un po' come ho già detto prima, però poi con l'acqua passa tutto. È un rimedio un po' costoso, ma ne vale la pena, perché se volete qualcosa che funzioni in poco tempo e senza vedere nulla, perché vedete, non si vede praticamente nulla, è il top. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, farò un video aggiornamento ogni volta che i miei denti si modificheranno in maniera assurda. Sto facendo anche un sacco di foto per vedere voi il cambiamento, per una soddisfazione personale. E niente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!